Editoria. Esposto delle emittenti siciliane alla Procura, sono escluso dalla transizione del sistema radio-televisivo. Gli editori delle 80 emittenti siciliane escluse dalla transizione del sistema radio-televisivo verso la nuova tecnologia hanno dato mandato all'avvocato Antonio Ingroia di presentare alla Procura di Roma un esposto denuncia per tutelare il diritto all'informazione. Una rappresentanza stamane è davanti alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico per protestare dopo l'incontro online di ieri pomeriggio che non ha portato alcuna novità. In collegamento dal Ministero dello Sviluppo Economico erano presenti Marco Bani, portavoce della sottosegretaria Ascani, la dirigente del Ministero Eva Spina e il portavoce del Presidente della Regione Siciliana Michela Giuffrida, i rappresentanti di Rai Way, Agicom e Renato Stramondo che rappresentava le emittenti di Confindustria. Nell'incontro il rappresentante delle emittenti locali Sebastiano Roccaro, giornalista ed editore, ha sollevato la questione relativa al diritto all'informazione, interruzione del pubblico servizio e la mancata assegnazione di una frequenza di secondo livello su Catania e Siracusa, penalizzate da un piano di assegnazione delle frequenze che non tiene conto delle emittenti presenti sul territorio, senza considerare la presunta incostituzionalità del bando. Come sottolinea Giuseppe Bianca di Video 66 Siracusa, gli editori siciliani chiedono la proroga delle attuali concessioni e la contestuale predisposizione di un nuovo bando da parte dell'Agicom per implementare lo spazio della banda così da consentire a tutte le emittenti locali di continuare il loro lavoro di libera informazione. Le emittenti chiedono un intervento dell'ordine dei giornalisti per tutelare i tanti posti di lavoro a rischio. Al contesto appunto giudiziario. Noi oggi siamo in Italia in generale, su tante cose, non soltanto sul vostro tema, siamo in una fase di emergenza costituzionale, perché ci sono tanti diritti fondamentali dei cittadini e tante libertà costituzionali che sono compresse. Non voglio buttarla in politica, ma io ritengo che il governo Draghi è responsabile di compressione di libertà costituzionale gravissime. Ma c'è, sicuramente, però oggi abbiamo il governo Draghi e soprattutto se si colpisce uno dei pilastri della democrazia e della libertà del nostro paese, che è appunto il diritto che è dei cittadini, non è il diritto degli operatori. Certo, c'è un problema tematico del diritto di chi ha un'emittente, dei lavoratori che lavorano per l'emittente, ma innanzitutto c'è il diritto fondamentale dei cittadini ad essere informati, avere accesso a un'informazione vicina, che poi ci sono i grossi colossi della radio televisione ed è un conto. Dopodiché però le emittenti libere sono, ma già la Corte Costituzionale diverse volte si è espressa sottolineando il servizio pubblico ed essenziale che la radio e le televisioni libere svolgevano e svolgono tuttora, e strangolare questa libertà è veramente un attentato alla democrazia. L'Europa può avere un ruolo, visto che è una cosa internazionale, chiamiamola così? L'Europa diventa spesso un alibi, che lo vuole l'Europa, con la scusa che lo vuole l'Europa si tolgono sempre più diritti ai cittadini, e io su questo credo che diventi spesso un pretesto.